Questa video intervista, realizzata per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha lo scopo di sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti su questa problematica. Studenti e personale scolastico del Liceo Classico e Musicale Giuseppe Palmieri hanno espresso i loro pensieri riguardo l'argomento. Buona visione a tutti. Nome? Giuseppe. Giulia. Roberto. Sara. Mohamed. Loredana Di Corso. Renzo. Gabriella. Età? 18. 14. 53. 15. 14. 61. 14. 54. Cos'è per te l'amore? Per me l'amore è rispetto, dedizione e complicità. Non lo so spiegare, ma sicuramente mi sento legata a una persona nel momento in cui, vedendo questa felice, sono felice anch'io. È un'esperienza fantastica che coinvolge il cuore, la mente e tutto l'animo, tutta la persona. Per me l'amore è qualcosa di unico, che non deve mai mancare. Non ci ho mai pensato. Non è un'età in cui l'amore può essere una, diciamo, una cosa nella quale si crede. L'amore inteso così come potete intenderlo voi giovani è una cosa passata ed archiviata. Credo nella relazione, nello scambio alla pari, dove c'è uno scambio profondo, sincero di sentimento e di comune sentire. Per me l'amore è qualcosa che non deve mai mancare, un sentimento fondamentale. L'amore per me è una cosa che non si descrive così a parole. Comunque lei vive nella nostra quotidianità, per esempio l'amore per il lavoro, l'amore per lo studio, che ne so, l'amore nell'assistenza di una persona malata, e poi c'è l'amore tra due persone, quella che fa battere il cuore, e poi c'è l'amore, secondo me, quello con la maiuscola, quello, l'amore per i figli. Cosa diresti a un marito che picchia la moglie? Beh, direi che non bastano solo gli attributi per essere un uomo. Per me questi comportamenti sono inaccettabili e credo che non sia un marito e né tantomeno un uomo. Che quello non è amore. Che non è un uomo, perché una donna non si tocca neanche con un fiore. Meglio non usare le mani, sono inutili, meglio le parole. Non definirsi più un uomo. Ah, non lo so, con la violenza stessa no, di sicuro, non scenderei nelle sue bassezze, perché di questo si tratta. E, niente, al massimo sopporterei una volta, le due no. A cosa saresti disposto a rinunciare per qualcuno che ami? Sicuramente non alla mia libertà. È impegnativo. Quando si ama si è coinvolti totalmente, però bisogna sempre cercare il bene dell'altro. Non rinuncerei a niente, perché se mi amo, accetto per come sono. Ma la mia forse non è più età delle rinunce, in quanto molto di quello che c'era da fare, anche se insomma, mi auguro che ci sia ancora tanto da fare, è stato fatto. Quindi è un po' ti piace vincere facile. Ma sicuramente per la persona che mi sta a fianco sarei in grado di rinunciare a qualunque cosa pur che stia bene, pur che stia in ottima condizione di salute. Se mi dovessero chiedere ti butti giù dalla mongolfiera perché una sola persona deve rimanerci sopra, non esiterei, ecco, in questo senso sì. Cioè il bene dell'altro, per me non esiste la parola amore. Per me esiste il ti voglio bene, che è qualcosa di più secondo me, perché ti voglio bene significa voglio il tuo bene. L'amore è comunque un sentimento egoistico, se lo guardiamo bene, perché è un desiderio legato anche ad una sorta di possesso mentale, fisico, mettetela come vi pare. Quindi appaga il bisogno di chi? Del soggetto che ama, quindi vuole. Mentre il ti voglio bene è un sentimento secondo me ancora più alto, perché io voglio il tuo bene, quindi a prescindere dal fatto che tu voglia o meno stare con me, essere con me, condividere con me il percorso, sono disposta a sacrificare se il tuo bene è altrove. A tutto, però non all'amicizia. Intanto amo me stessa e quindi
rinunciare per qualcosa, non lo so, in questo momento non lo so, però ecco, per i figli sì, darei anche me stessa. Credi nella parità tra uomo e donna? Sì, certo, nel campo. Certamente. Certo, credo nella parità fra uomo e donna e bisogna abbattere il tabù che c'è sempre stato. Sì. Io penso che non ci sia neanche da chiederlo, io mi meraviglio che ancora si possa fare una domanda di questo tipo. Faresti mai del male a chi ti sta accanto? No, ovviamente no. No. No, le donne si accarezzano solo con i fiori, Felice. Mai, assolutamente. Mai. No, mai. No, assolutamente no. Se il tuo fidanzato o fidanzata ti dicesse di non uscire senza di lui, come reagiresti? Uscire. Uscire lo stesso, perché lui non mi può privare della mia libertà. Io penso che non avrebbe la benché minima possibilità di farlo e comunque sostanzialmente non lo farebbe mai, perché in ogni caso se si sta insieme vuol dire che si condividono dei valori. Possono accadere delle cose brutte, che dei soggetti possano travestirsi da agnelli quando in realtà sono dei lupi e quindi che si possa essere tratti in inganno. Questi sono dei campanelli d'allarme però che le persone intelligenti devono cogliere, come vedi ho detto persone intelligenti, non donne e basta intelligenti, perché la cosa può avvenire anche al contrario. Quelli sono campanelli d'allarme che significano mancanza di fiducia, mancanza del ti voglio bene, è solo un sentimento egoistico, quindi le persone così vanno immediatamente rimosse. Guarda, ti racconto un episodio personale, non ho nessuna difficoltà a dirlo. Quando ero molto giovane io ho avuto un fidanzato che sembrava persona estremamente garbata, ma sicuramente lo era. La gelosia, bah, va bene, è un sentimento che ci può essere, ma non può arrivare la gelosia a dire non proseguire negli studi, persona anche acculturata, quindi persona strutturata, ma era tale la gelosia che lo animava evidentemente, che ad un certo punto ha chiesto che io, concluso il liceo, non continuassi a studiare. Inutile dire come è andata a finire, che io ho chiuso direttamente ogni relazione di parola, qualunque connessione con questa persona è stata tagliata di netto e fine. Quasi 7 milioni di donne fra i 16 e i 70 anni subiscono violenza fisica o sessuale. Circa 1 milione sono vittime di stupro. Circa 3 milioni subiscono violenza da parte del partner o dell'ex. Il 77% è vittima di molestie da parte di sconosciuti. Circa il 26,4% subisce violenza psicologica. Il 21,5% è vittima di stalking. Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Diciamo basta!